nostro emendamento precedente che chiedeva di non rendere obbligatoria la scelta sul sostegno per quei docenti che hanno la specializzazione sul sostegno ma che molto probabilmente da anni stanno insegnando nelle loro materie. Il testo originario andava contro, scusi Presidente, il testo originario andava contro gli studenti ma anche contro la motivazione dei docenti. Questo comma però ha un ulteriore problema. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati non si procede all'assunzione. Allora la nostra domanda è: cosa succede di questi docenti nelle GAE? Perché se non ci sono i posti nelle GAE probabilmente non ci saranno neanche nei concorsi che costringerete a fare. Qual è la prospettiva di questi docenti che rischiano di non avere più un futuro? Questo è il tema di questo emendamento 10.420. Grazie, lo poniamo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. C'è parere favorevole di Commissione, Governo e dei relatori di minoranza, di Lega e 5 Stelle. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Sono così preclusi tutti gli altri emendamenti segnalati all'articolo 10 e quindi adesso passiamo alle dichiarazioni di voto all'articolo 10 in cui ho scritto l'onorevole Rampelli. Avverto che i gruppi Fratelli d'Italia e Partito Democratico hanno esaurito i tempi previsti dal contingentamento. Essendone stata fatta richiesta, la Presidenza concederà a tali gruppi un aumento dei tempi pari a un terzo di quello originariamente stabilito. Onorevole Rampelli, prego. La ringrazio solo per salutarla perché io non avevo chiesto la parola, Presidente. Onorevole Rampelli, la Presidenza ricambia il saluto con grande gioia, ma lei è venuto qui a chiederci di fare la dichiarazione di voto sull'articolo 10. Se poi ha rinunciato, io non gliela do. Onorevole Chimienti, prego. Ah, ci ha ripensato, onorevole. Aspetti un attimo, forse c'è un ravvedimento operoso. Onorevole Rampelli, prego, ci renda i doti di... Allora, io intanto volevo chiedere... Sul 10.420, se non vado errato, quello che abbiamo appena votato, sì. Doveva essere il subemendamento su cui, no scusate, l'emendamento presentato dal Comitato dei 9 su cui avremmo potuto presentare i subemendamenti fino alle 22. Quello era al 26. Questo è scaduto molto tempo fa, alle 4:30 di oggi, il termine. Quindi, onorevole Rampelli, scusi, siccome c'è un po' di confusione dal punto di vista delle procedure e non è certamente una novità, perché quando si va a questi ritmi e si presentano riforme come collegati al tempo, il primo che può accadere è quello che stiamo constatando. Allora, l'emendamento su cui abbiamo dato il termine alle 22 era il 26.410, se non ricordo, va a memoria. E quello era il termine. Distribuzione. È stato distribuito. Sì, è distribuito e c'è il termine ancora aperto che sta scadendo, è stato dato ai gruppi, quindi quello. Però io la cosa che volevo capire,